Ben ritrovati, buonasera a tutti, un saluto, un benvenuto ai pellegrini che ci hanno raggiunto da Palermo. E siamo alla seconda parte del convegno. Stamattina abbiamo trattato le tematiche della storia di Pina, di come si è sviluppato Gian Pina in questi 30 anni. Abbiamo parlato appunto della massoneria, poi abbiamo parlato dell'Apocalisse mariana, fino a giungere alla devozione del Cuore Immacolato di Maria. Ora la seconda parte che tratteremo è la seconda Pentecoste. La seconda Pentecoste, parliamo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo lo potremmo definire questo gigante invisibile che guida la storia dell'umanità. Attraverso lo Spirito Santo, la Madonna è stata la porta che ci ha donato Gesù. Ritroviamo lo Spirito Santo nel battesimo del Giordano di Gesù. E ritroviamo lo Spirito Santo degli Apostoli riuniti nel Cenacolo insieme alla Madonna. E stasera ascolteremo un messaggio, appunto, che ci parla dello Spirito Santo, come verrà a rifare nuove tutte le cose. Quindi lo Spirito Santo verrà a instaurare, dice la Madonna, il regno glorioso di Cristo, e sarà un regno di grazia, di santità, d'amore, di giustizia e di pace. Con il suo divino amore aprirà le porte dei cuori e illuminerà tutte le coscienze. Lo Spirito Santo darà la perfetta testimonianza al Figlio, preparando i cuori e le anime a ricevere Gesù, che ritornerà a voi nella gloria. Quindi, attraverso lo Spirito Santo, come lo possiamo avere? Con i sacramenti, nella confessione, è lì che la nostra anima si rigenera. Io direi adesso a Gaetano di far partire il messaggio. Vi chiedo ancora un po' di silenzio, ma c'è un silenzio assoluto, quindi vorrei far partire quest'audio. Figli miei, questa sera sono venuta in mezzo a voi per dirvi che, come sempre, vi amo tanto. Vi osservo tutti uno per uno. Vi ho mandato lo Spirito Santo su tutti voi, ogni qualvolta voi entrate in questo meraviglioso cenacolo d'amore con me, ai miei piedi. Figli miei, è la sera che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, riuniti in preghiera con me nel cenacolo di Gerusalemme. Vi invito ad unire la vostra preghiera a quella della Mamma Celeste per ottenere il dono della seconda Pentecoste. Il tempo della seconda Pentecoste è venuto. Lo Spirito Santo verrà come una rugiada celeste di grazia e di fuoco che rinnoverà tutto il mondo. Sotto la sua irresistibile azione d'amore, la Chiesa si aprirà a vivere l'era nuova della sua più grande santità e risplenderà di una luce così forte da attirare a sé tutte le nazioni della terra. Lo Spirito Santo verrà per restaurare il regno glorioso di Cristo e sarà un regno di grazia, di santità,
d'amore, di giustizia e di pace. Con il suo divino amore aprirà le porte dei cuori ed illuminerà tutte le coscienze. Lo Spirito Santo darà la sua perfetta testimonianza al Figlio, preparando i cuori e le anime a ricevere Gesù, che ritornerà a voi nella gloria. Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del mio cuore immacolato. La mia ora è l'ora dello Spirito Santo. Il trionfo del mio cuore immacolato coinciderà con il grande prodigio della seconda Pentecoste. Scenderà nuovo fuoco dal cielo e purificherà tutta l'umanità ritornata pagana. Allora il mio cuore di mamma avrà il suo trionfo su tutta la terra e tornerà ad un nuovo sposalizio d'amore e di vita col suo Padre Celeste. Vieni, Spirito Santo, vieni per la voce della tua sposa amatissima che ti chiama. Io sono la divina sposa dello Spirito Santo. Come per simbolare disegno del Padre, sono diventata vera madre del Figlio. Così sono diventata vera sposa dello Spirito Santo. Ora vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao, figli miei, la vostra mamma Maria. Andiamo avanti. No, volevo dire ai pellegrini che sono arrivati nel pomeriggio che avete visto, insomma, in pressione nella parte sinistra dello schermo dei propri messaggi in originale di Pina, così come è stato scritto da Pina e così come poi è stato consegnato alle autorità ecclesiastiche, e poi nell'altra parte c'è l'immagine, quindi quella parte è il messaggio così come l'abbiamo avuto da Pina. Andiamo avanti ora con il continuo, un altro bellissimo messaggio della Madonna, e ci parlerà Patrizia. La seconda evangelizzazione. La Madonna dice: io sono la madre della seconda evangelizzazione. Mio è il compito di formare gli apostoli della seconda evangelizzazione. La Madonna insiste sulla seconda evangelizzazione perché non è come la prima, ma la Madonna si dice la seconda evangelizzazione perché noi dobbiamo essere gli esempi e dobbiamo portare a tutti queste sue parole e questi suoi consigli. La Madonna, appunto, sotto alla croce ha creato la sua Chiesa. E ancora oggi, nel cammino della seconda evangelizzazione, con i nuovi apostoli, perché lei deve formare gli apostoli di luce, creerà la vera Chiesa di Cristo, gli apostoli appunto degli ultimi tempi. E lei in questo messaggio ci parla come devono essere questi apostoli, perché lei sta formando questi apostoli, perché questi sono la luce che devono dare a tutti gli uomini la possibilità di ritornare alla vera, al vero Vangelo di Cristo. Gli apostoli degli ultimi tempi, perché noi dobbiamo annunciare a tutti il vero Vangelo di Gesù in questi grandi tempi, in questo grande tempo di apostasia. L'apostasia, appunto, che purtroppo ci allontana da Dio, ci allontana dalla verità evangelica. Gli apostoli degli ultimi tempi, perché noi dobbiamo donare l'amore di Dio, quindi l'amore di tutta la stessa vita che Dio ha donato nella grazia agli apostoli degli ultimi tempi. È un compito che la Madonna dà a tutti coloro che vogliono seguirla e vogliono mettere in pratica i suoi consigli e le sue parole. E il Vangelo di Gesù in questi giorni sarà aperto a tutti coloro che aprono il cuore. Il vero Vangelo di Cristo, gli apostoli degli ultimi tempi. Ascoltiamo con molta attenzione questo messaggio dell'8-12-2008. Figli miei, in questo singolare giorno in cui la Chiesa celebra la solennità della mia immacolata concezione, la Santissima Trinità mi ha ricolmato di questo singolare privilegio
perché destinata ad essere la madre del Verbo fatto uomo, del mio purissimo seno. In vista della mia divina maternità, sono stata preservata dal peccato originale e da ogni ombra di peccato personale, e sono stata ripiena di grazia e di santità, perché madre di Gesù sono stata intimamente associata al mistero della sua redenzione come corredentrice, e sono diventata così vera mediatrice di grazia fra voi e mio figlio Gesù. Sotto la croce, per volontà di mio figlio, sono diventata madre di tutti voi, e nel cenacolo con gli apostoli ho partecipato come madre alla nascita della Chiesa. Il mio compito materno è stato quello di condurre la Chiesa sul cammino della sua evangelizzazione. Per questo sono stata sempre accanto ad ogni mio figlio sacerdote che in 2000 anni ha portato in ogni parte del mondo l'annuncio del Vangelo. Io sono la madre della seconda evangelizzazione. Mio è il compito di formare gli apostoli della seconda evangelizzazione. In questi anni vi ho formato con particolare cura attraverso il dono delle mie parole per essere apostoli di questi ultimi tempi. Apostoli degli ultimi tempi, perché dovete annunciare a tutti, fino agli estremi confini della terra, il Vangelo di Gesù in questi giorni di grande apostasia. Diffondete nella grande tenebra che è scesa sul mondo la luce di Cristo e della sua divina verità. Apostoli degli ultimi tempi, perché dovete donare a tutti la stessa vita di Dio per mezzo della grazia che voi comunicate. Apostoli degli ultimi tempi, perché siete chiamati a portare la rugiada dell'amore misericordioso di Gesù in un mondo inaridito dalla incapacità ad amare e minacciato sempre più dall'odio, dalla violenza e dalla guerra. Figli miei, dovete annunciare il vicino ritorno di Gesù nella gloria, che introdurrà l'umanità nei tempi nuovi, in cui finalmente si vedranno cieli e terra nuova. Proclamate a tutti il suo vicino ritorno. Ora vi benedico, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Andiamo avanti ora con l'altro messaggio e lasciamo la parola a Giovanna. Questo è del 13/10/2016. Ecco, un po' richiamo a quello che abbiamo letto prima. Parla sempre di questo ritorno di Gesù, di questa venuta intermedia, che ci sarà il congiudizio in piccolo. E poi, ecco, sei in galera di pace. La Madonna, che è nell'ultima apparizione di Fatima, si presenta come la donna vestita di sole, la donna dell'Apocalisse che noi leggiamo, che è il grande segno che appare nel cielo. Questo miracolo mi indica in maniera straordinaria che io sono la donna vestita di sole. Ecco, lei ci annuncia che sta per nascere la nuova Chiesa, ecco, con questi apostoli di luce che lei sta istruendo in tutte le parti del mondo. Quanto si prepara, ci dice la parola, è cosa tanto grande che mai è stata dalla creazione del mondo. Preparatevi con umiltà, con fede, con intensa preghiera. Preparatevi raccogliendovi tutti nel cenacolo spirituale del mio cuore immacolato. Ecco perché noi ci dobbiamo consacrare alla Madonna e pregare la Madonna, imitare la Madonna per poter vivere una vita piena di Spirito Santo, di pace e di serenità, mettere in pratica i comandamenti. E solamente con i cuori dei piccoli, con i semplici, che la Madonna di Gesù instaurerà il suo regno. Questi superbi che non capiscono queste cose e non raggiungeranno mai questo tempo. Ci venite a combattere sotto il segno della vostra Mamma Immacolata.
perché con la debolezza dei piccoli, con la fiducia dei poveri, con la sofferenza degli ammalati, che io combatto oggi la mia grande battaglia. Alla fine il potere di Satana sarà distrutto e io stessa lo legherò con la mia catena. Ecco, noi sappiamo pure la catena della Madonna, qual è la catena del Santo Rosario. Ecco, noi dobbiamo recitarlo spesso il Rosario per tenere lontano Satana. E già questo qua l'abbiamo detto. Perché adesso vedremo tutto intero il messaggio che verrà letto. 13.10.2006. Silenzio. Figli miei, sono la donna vestita di sole. Io sono il grande segno che appare nel cielo. Oggi ricordate la mia ultima apparizione avvenuta in Fatima, nella cova ad Airia, e confermata dal miracolo del sole. Questo miracolo vi indica in maniera straordinaria che io sono la donna vestita di sole. Oggi vi annuncio che sta per nascere la nuova Chiesa di Luce, che mio figlio Gesù si forma in ogni parte della terra, perché sia pronto a riceverlo con fede e con gioia nel vicino momento della sua seconda venuta. È vicino il regno glorioso di Cristo, che si stabilirà fra voi con la seconda venuta di Gesù nel mondo. È il suo ritorno nella gloria, è il suo glorioso ritorno per instaurare fra voi il suo regno e riportare tutta l'umanità redenta con il suo preziosissimo sangue allo stato del suo nuovo paradiso terrestre. Quanto si prepara è cosa tanto grande che mai è stata dalla creazione del mondo. Preparatevi con umiltà, con fede, con intensa preghiera. Preparatevi raccogliendovi tutti nel cenacolo spirituale del mio cuore immacolato. Preparatevi nel silenzio e nell'attesa. Io rivelo il mio segreto solo al cuore dei piccoli, dei semplici, dei poveri, perché da essi viene accolto e creduto. Per questo Gesù sta operando fortemente in questi tempi per preparare il suo avvento nella vita dei semplici, dei poveri, dei puri, dei piccoli, con un piccolo numero di questi bambini. Il Signore instaurerà presto sulla terra il suo glorioso regno di amore, di santità e di pace. Figli miei, venite a combattere sotto il segno della vostra mamma immacolata, perché è con la debolezza dei piccoli, con la fiducia dei poveri, con la sofferenza degli ammalati che io combatto oggi la mia grande battaglia. Io sono la donna vittoriosa. Alla fine il potere di Satana sarà distrutto e io stessa lo legherò con la mia catena. Figli, oggi vi invito a guardare a me come il grande segno che appare nel cielo per vivere nella fiducia e nella serenità mentre siete illuminati dalla mia stessa luce e venite segnati dal mio materno sigillo. Ora vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Andiamo avanti, che le parole della Madonna ci colpiscono sempre. Ora ci sono un altro messaggio del 13 ottobre del 2011. Patrizia ci dica qualcosa prima di ascoltarlo per te. La Madonna in questo messaggio ci dice che come mamma ha formato attraverso i suoi messaggi e con queste parole di sapienza, appunto per far scendere la sapienza dal suo cuore immacolato e donarla a noi.
Nel 1917 a Fatima lei ha anticipato questo annuncio profetico. È proprio in questo momento che appariva la grande lotta fra la donna vestita di sole e il dragone rosso che abbiamo parlato poc'anzi. Noi sappiamo già che cosa significa questo dragone rosso, quindi è proprio la massoneria che abbiamo parlato stamattina, Pasquale aveva accennato, che sarebbe durata tutto il secolo come una sfida tra Dio e proprio fra questo avversario che riesce a distruggere la Chiesa e a portare a tutta l'umanità in un rifiuto di Dio. Quindi è questo che la Madonna a Fatima ha anticipato, proprio questa grande lotta tra lei e il dragone rosso. Ora il Signore gli ha concesso uno spazio a Satana, ma la Madonna, sappiamo, con la sua piccolezza, con la sua umiltà, la sua semplicità, la donna vestita di sole, appunto con il suo esercito schierato a battaglia, vincerà e trionferà. Quindi questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria insieme agli apostoli. Ecco il motivo per cui la Madonna dice: consacratevi al mio cuore immacolato, che non è soltanto una forma, come ho detto prima stamani, ma è proprio l'avanzare avanti mettendo in atto i comandamenti, essere con lei, essere in lei e combattere per lei, e in modo tale che se tutti quanti abbiamo la capacità di essere luce per tutti, chi l'essere non può agire. Ecco il trionfo immacolato di Maria che si estende. Noi insieme a lei combatteremo questa battaglia con l'amore, con l'umiltà, con la semplicità, con la piccolezza. Solo così possiamo veramente raggiungere il trionfo del cuore immacolato di Maria e il suo disegno verrà a compiersi. Adesso ascoltiamo questo messaggio del 13/10/2011 e poi lo riprenderemo. Figli miei, in questi anni, come mamma, vi ho formato attraverso i miei messaggi. Sono tante parole di sapienza che ho fatto scendere dal mio cuore immacolato per formarvi al mio disegno. Figli miei, le mie parole tracciano una strada semplice, luminosa, che vi ho indicato e che voi dovete percorrere ogni giorno per vivere. Figli miei, alcuni di voi, dopo che avete ascoltato, meditato e vissuto le mie parole e i miei messaggi, meditateli e viveteli. Se vivete quanto vi ho indicato e percorrete la strada che vi ho tracciato, camminerete sicuri sulla via del trionfo del mio cuore immacolato. Figli miei, non fermatevi dai dubbi, dallo scoraggiamento, dalle difficoltà, dall'opposizione che trovate. Se vi fermerete, non sarete pronti ad adempiere quanto io ho disposto per voi e che oggi è così necessario per la salvezza del mondo. Figli miei, nel 1917 a Fatima io ho anticipato, quasi come annuncio profetico, nel momento in cui appariva evidente la grande lotta fra la donna vestita di sole e il dragone rosso, che sarebbe durata tutto il secolo come sfida superba a Dio da parte del mio avversario, nella sicurezza di riuscire a distruggere la Chiesa e di portare tutta l'umanità ad un universale rifiuto a Dio. Figli miei, il Signore gli ha concesso questo spazio di tempo perché alla fine la superbia del dragone rosso sarà stroncata e vinta dall'umiltà, dalla piccolezza e dalla forza della vostra mamma celeste, la donna vestita di sole, che ora raccoglie tutti i suoi piccoli bambini nel suo esercito schierato a battaglia. Figli miei, ora giungerete agli anni più dolorosi e più sanguinosi di questa grande lotta. Figli miei, oggi
è l'anniversario dell'ultima apparizione di Fatima. Il mio disegno si sta per compiere perché il trionfo del mio cuore immacolato è ormai giunto. Figli miei, camminate nella luce, diffondete la luce che parte dal mio cuore immacolato. Da anni nel silenzio vi ho preparati e vi ho condotto per mano come vostra mamma del cielo. Ora vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Allora abbiamo letto questo messaggio che ci prepara ad altri eventi, tutto quello che comunque già sappiamo dal messaggio di Fatima, che noi abbiamo già questa mattina letto quasi tutto intero, perché non era stato mai letto tutto intero. La parte che si parlava della Chiesa e dell'abominio della desolazione che sarebbe entrato all'interno della Chiesa, ovviamente, è quella parte che fino ad oggi la Chiesa non ha mai rivelato e ha tenuto ben nascosto. Siamo arrivati al punto di arrivare ad uno dei primi messaggi segreti che zia, che faceva parte di quei, da parte di quei sette messaggi segreti che sono stati depositati in Puglia già molti anni fa. Le stesse di persona con mio zio ha portato questi messaggi ben chiusi e li aveva consegnati al vescovo. Due di questi messaggi sono stati trascritti e sono stati dati già molti anni fa a mia mamma, era stato consegnato alla sorella, lei ovviamente aveva un rapporto molto intimo con mamma, e allora aveva deciso di fare questo passo, e che questi messaggi si dovevano leggere quando lei non ci sarebbe stata più. Anche perché oggi abbiamo letto un messaggio, il primo messaggio che abbiamo letto di Gesù, dove quando parlava Gesù intimamente con zia e la preparava a dire: tu un giorno sarai qui con me, e ovviamente il Signore l'ha preservata probabilmente di far vedere quello che l'umanità attendeva. Zia ha visto tutto, zia la Madonna gli ha fatto vedere tutto quello che doveva accadere per l'umanità. Tante volte si parlava, si discuteva, però lei un po' cercava di cambiare il discorso e andare su altre situazioni, non perché per metterci paura, perché poi alla fine il bene vince sempre sul male, il trionfo del suo cuore immacolato avverrà, e noi sappiamo e ci crediamo, anche nell'Apocalisse, nei Vangeli, già ci vengono annunciati questi tempi, soltanto che la parte, ma gran parte sia della Chiesa, ma anche tutto quello che purtroppo stiamo vivendo con questa grande apostasia, che purtroppo, ahimè, anche gran parte della Chiesa segue, riguardano anche questi tempi. Il messaggio segreto, allora lo ascolteremo per intero, non ha date, nel senso che entrambi i messaggi. Le date vengono vengono capite e vengono vissute nel vivere i tempi svolgono. Ci sono dei segni, sette segni all'interno di questo messaggio, dove spiega quello che accade, quindi un segno anticipa un altro segno. Questo messaggio essenzialmente si parlerà del grande avvertimento, il grande avvertimento che poi viene già annunciato in tantissime altre apparizioni mariane. Non è che voi ascoltate il messaggio, anzi molti di voi probabilmente hanno già ascoltato delle parole che all'interno di questo messaggio c'è. Proprio perché la Madonna nel mondo, nel corso di questi secoli, ha dato a più anime la possibilità di far sapere questi eventi che devono accadere. Quindi Giampiglieri, un piccolo paesino dove anche qui, attraverso Pina, questo suo piccolo strumento semplice e umile, ha dato l'opportunità
di far conoscere anche a noi questi avvertimenti, così come li ha fatti conoscere in altri luoghi. Quindi la Madonna parla una sola lingua e dà un avvertimento, dà gli avvertimenti per avvisare l'umanità di ciò che accade, perché questi lo, diciamo, ora lo ascolterete, un'impostazione diversa rispetto ad altri messaggi, così come io suppongo e penso, sono sicuro, così come in altri messaggi segreti di altre leggenti e altre apparizioni nel mondo, in questo caso, come quando noi abbiamo sentito sempre che preghiamo per allontanare il braccio di mio figlio, per, quelli sono tutti messaggi di avvertimento che noi viviamo nel quotidiano. Il messaggio segreto invece è qualcosa che anticipa degli eventi che devono accadere inevitabilmente. E ci si accorge anche dall'impostazione del messaggio, che quando Gesù o la Madonna riferiva queste cose a Fina, si percepisce che non è un messaggio anche, diciamo, come gli altri che ci avvertono di questi pericoli, però da i tempi, cioè da i segni di questi tempi senza alcuna data, perché se qualcuno comincia a dire date, come qualche volta si sente sui social, attribuiscono a delle date o delle cose, non si potrebbe vivere, non è questa la logica di Dio. Quando poi agisce Dio viene all'improvviso, non ce lo fa sapere così. Allora, i segni ci aiutano a capire quando lui sta per agire. Quindi ascoltiamo con molta attenzione il messaggio e poi cerchiamo di fare le riflessioni. La data del messaggio è dell'8 ottobre del 1998. Figlia mia, mio figlio ha fondato la sua chiesa sulla terra. Tutti coloro che ne sono usciti lo hanno fatto come ribelli per protestare. Vi unirete a loro? Farete dei compromessi con la vostra fede? No. Tutti coloro che rendono la messe di mio figlio avranno come salario la dannazione eterna. Figli miei, vi sono dei ladri, dei briganti nella casa di mio figlio. Il castigo futuro, molti tra buoni e cattivi. Io ho promesso di guidarvi nei giorni futuri, ma non vi prometto una vita facile, piena di ricchezze materiali. Io posso solo mostrarvi la realtà di ciò che verrà. Dopo la grande battaglia contro la gente 6, che fomenterà la terza guerra mondiale e il castigo, esiguo sarà il numero di salvati. Figli, si infurierà la lotta, perché non solo vi sarà una grande guerra contro l'anticristo con le armi umane, ma anche una guerra religiosa. Figli, il mondo intero avrà paura. I cattolici lo sopporteranno con maggiore rassegnazione. Trattasi di un fenomeno che viene direttamente da Dio. Si vedrà nel mondo intero, qualunque sia il posto in cui ci si potrà trovare. Svelerà ad ognuno come rivelazione personale i propri peccati. Credenti e non credenti, come pure le persone di tutte le nazioni, lo vedranno e lo sentiranno. Incuterà nell'animo di tutti un enorme terrore. Sarà mille volte peggiore di un tremendo terremoto. Sarà come un fuoco, ma non vi brucerà la carne. Lo sentirete sia fisicamente che spiritualmente. Non vi sfuggirà nessuno e tutti lo sentiranno allo stesso modo. Perfino i non credenti sentiranno il timore di Dio. Neanche quelli che si chiuderanno in casa e sbarreranno le imposte vi sfuggiranno. Sentirete e vedrete cosa avverrà. L'avvertimento passerà e si vedrà dappertutto.
ognuno lo sentirà come un castigo. Quindi ovviamente il messaggio si rifà in modo ben preciso e chiaro a questo grande avvertimento. La prima parte, avete ascoltato, parla dei suoi figli, della Chiesa, che purtroppo sono introdotti a mettere molta confusione. Il castigo sarà molto molto grande per buoni e per cattivi. Purtroppo anche i buoni andranno, diciamo, per questa situazione. È ovvio che i buoni hanno la strada in paradiso solcata, però purtroppo gli eventi coinvolgeranno tutti. A chi vivrà questo non abbiamo delle date, però il messaggio è ben chiaro. Poi parla della terza guerra mondiale, che tutto nascerà e sarà fomentata proprio dall'anticristo. Quindi questa guerra partirà come una vera e propria guerra santa e poi sfocerà in qualcosa di più grande. E il mondo intero ha paura, è normale, queste paure che noi viviamo, noi ci fa paura la guerra. Anche perché la guerra che attualmente noi stiamo vivendo, la guerra che in questi tempi, non è assolutamente questa guerra che viene detta nel messaggio. Penso che sia chiaro, perché qui parla di un'altra cosa. Quindi attraverso questi avvertimenti, questo messaggio segreto, abbiamo anche capito un po' di questa situazione, di quello che sarà nel futuro. E il grande avvertimento, la parte importante di questo messaggio, che probabilmente, così come in tante altre anime mistiche nel mondo, hanno parlato di questo grande avvertimento, perché io qualcosa già avevo letto, avevo sentito, però il grande avvertimento è un giudizio in piccolo che il Signore fa in ognuno di noi, tutti lo vivranno, e addirittura ci dice che sarà peggiore e tremendo di 1000 terremoti. Quindi il timore di Dio si farà sentire per bene. E qui chi sarà preparato, chi avrà la fede nel cuore, supererà tutto, anche questo grande momento. Chi non avrà Dio nel cuore, rifiuta, probabilmente sarà il suo ultimo avvertimento, perché poi comunque il mondo continuerà nell'era di pace. Ora andiamo avanti con l'altro messaggio. Il messaggio successivo è quello che vi accennavo prima, dove abbiamo una sequenza di segni ben precisi. Non abbiamo date. In questo messaggio che Gesù dato a zia il 20 ottobre del 98, quindi un po' qualche settimana dopo il messaggio che abbiamo ascoltato prima. Anche in questo caso Gesù gli fa notare a Nina che dice non cercate le date, non cercate di speculare quando avviene questo, perché dice saranno delle indicazioni chiare ai segni che si verificheranno nel mondo. Questi segni vi faranno capire che ci stiamo avvicinando dal primo segno all'ultimo segno. Ovviamente sempre chi vivrà questo ci farà capire quello che noi stiamo vivendo. Questi sono gli avvertimenti. C'è chi crede, chi non crede, così come nell'apparizione di Fatima e in tante altre situazioni. Lo sappiamo che la nostra fede si basa essenzialmente su risurrezione, su morte e risurrezione di Cristo, ci dà la salvezza. Ma se Gesù e la Madonna già da secoli scorsi sono scesi, ci hanno avvertito di questo, significa che ci vuole salvi, ci vuole fare arrivare ad una meta, ad una vita sicuramente migliore di quella che stiamo vivendo in questi tempi e in queste società, in questa società lontana da Dio,
e che purtroppo anche attraverso i suoi ministri che dovrebbero dare l'esempio, tante anime si allontanano e noi dobbiamo pregare tanto per i sacerdoti, essere legati alla tradizione della Chiesa Cattolica, fare il più lontano possibile da tutto quello che ci viene presentato come oro, come parte luccicante, perché oggi la società si comporta in un certo modo, invece questa è proprio la società che va alla deriva, perché i ragazzi, tutti, vediamo che non si vede più in Dio, non si ha più timore di Dio. Ecco perché nascono. La Madonna nel corso dei secoli è venuta più volte e in tanti luoghi, in tanti posti del mondo, per avvertire l'umanità che se non ci convertiamo accadono delle cose purtroppo dispiacevoli e inevitabili. Ascoltiamo questo secondo messaggio. Figlia mia, l'ora è quasi su di voi, in cui la grande giustizia di nostro Padre scenderà sul mondo intero. Osservate il cielo, perché lascerò cadere enormi masse distruttive dalle coppe capovolte dei miei angeli. Molte regioni e tutti i paesi e tutte le isole saranno ben presto annientate. Sì, molte città saranno distrutte per sempre. Dal cuore dei mari, delle onde potenti si getteranno e distruggeranno le coste. L'aria sarà putrida e la visibilità zero. Molto presto la terra intera tremerà. Corpi celesti colpiranno la terra con grande forza e l'uomo manderà alla cieca delle bombe per distruggerle. Con l'impatto dei corpi celesti, l'elettricità, gas, petrolio ed acqua non saranno più disponibili. Il caos seguirà con molta carneficina. Figlia, voglio comunicarti qualcosa che tu senti da molto tempo e che non osi scrivere. Sono i segni che vi condurranno alla data del grande avvertimento. Non dovete né speculare né ricercare le date, ma essere attenti ai segni e alle indicazioni. Non cercate le date, Dio solo conosce il giorno e l'ora. Il primo segno, la fuga del Papa da Roma e il suo falso funerale e la nomina dell'antipapa. Il secondo segno, la caduta della borsa ed il panico finanziario. Il terzo segno, l'inizio della guerra. Il quarto segno, la fuga degli uccelli e degli animali della natura. Il quinto segno, la grande croce bianca nel cielo per 7 giorni e 7 notti. Il sesto segno, notizie su di una cometa che si avvicina. Il settimo segno, inizio del grande avvertimento, con la grande esplosione della cometa e la nuvola bianca che colpirà la Terra, la grande siccità, conseguenza delle alte temperature della cometa, generale scarsità di acqua e di cibo. Il messaggio termina così. Quando l'ha trascritto così, ci sono altre aggiunte, probabilmente avrà anche dato la benedizione, però noi abbiamo ricevuto così il messaggio, l'abbiamo aperto e così come lo vedete voi. Quindi abbiamo un elenco ben preciso, a differenza di tante altre cose che noi abbiamo ascoltato e si sentiranno. Certamente qui la cosa è molto forte, abbiamo dei segni che sono descritti con una sequenza chiara, quindi ovviamente questo chi lo vivrà e quando un giorno ci saranno di questi segni, certamente
ci si renderà conto del periodo in cui ci stiamo trovando. Lo ripete più volte, dice non cercate le date, non speculate, non, perché questi messaggi danno delle indicazioni, probabilmente questi segni già sono, li conoscono anche in altre parti del mondo, noi li stiamo rivelando qui, lo stiamo dicendo qui per la prima volta, in Italia sicuramente è la prima volta che viene rivelata da un'apparizione mariana un messaggio segreto, noi in questa data odierna lo abbiamo detto, c'è poco da aggiungere perché è ovvio, si possono fare tutti i commenti che uno vuole, ma i segni e le indicazioni che vedete e abbiamo ascoltato sono chiari. Dico certamente anche tanti di questi elementi sono presenti anche in tutti gli altri messaggi che noi abbiamo letto in questi 2000 messaggi che Pina ha donato all'umanità, sono circa 2000 messaggi, e abbiamo anche i messaggi che parlano dei 3 giorni di buio, voi avete sentito, penso, i 3 giorni di buio, ne parla chiaramente nell'Apocalisse, eccetera. Noi in questa parte del convegno non abbiamo inserito perché altrimenti dovremmo gli argomenti erano troppi e si sarebbe creato anche un po' di confusione, eccetera, però vanno tutti in un'unica direzione, perché se con attenzione leggiamo questi segni si riesce a capire perché avvengono i 3 giorni di buio e come avvengono i 3 giorni di buio, perché c'è qualcosa che farà oscurare il cielo. E quindi con un minimo di logica si riesce a capire che il 7° segno è quello che causerà questi 3 giorni di buio, la cometa. Il grande avvertimento avverrà in quei giorni, perché in quel momento chi vivrà quei momenti, chi ci sarà, sentirà nel proprio animo, proprio Dio che viene a bussare e che mette a nudo tutta la nostra anima, perché siamo preparati per arrivare all'era di pace, la grande tribolazione, tutti argomenti che voi penso già conoscete, perché anche santi sacerdoti che ci sono ne hanno parlato, non tutti, ma nell'Apocalisse viene chiaramente descritti questi tempi, ma non se ne parla, si cerca di evitare, perché ci andiamo a parlare soltanto, è vero, giusto, la grande misericordia di Dio su tutto, ma tante volte offuscano anche quello che è la giustizia di Dio. Cioè, oggi viviamo in tempi molto difficili, in tempi di apostasia, ma soprattutto in tempi dove la morale e i comandamenti sono calpestati. Il 6° comandamento, tutti i comandamenti sono completamente calpestati, anzi, derisi. Se ci sono sacerdoti che lottano contro queste cose, vengono subito messi da parte. E quindi la lotta è continua. Però il piccolo resto, così come ci definisce la Madonna, va avanti. Il trionfo del cuore immacolato di Maria, l'esercito di Maria, che poi dobbiamo cercare di essere noi come rappresentanti, noi dobbiamo parlare e testimoniare di Gesù. Poi ci dà anche questi avvertimenti, questi segni forti, ma non ci devono includere timore o terrore nel vivere i tempi che viviamo. Noi dobbiamo sempre vivere la nostra vita testimoniando Gesù. Questo è il nostro obiettivo, con i nostri figli, dando l'educazione, possibilmente un'educazione cristiana, cattolica, per fargli vivere i sacramenti. Poi ci sono questi elementi che ovviamente incuriosiscono l'umanità. Molti probabilmente sono anche venuti per ascoltare per la prima volta questi messaggi. Ovviamente ci saranno i media che quando noi questa cosa sarà divulgata, sarà pubblica, ci stiamo prendendo le nostre responsabilità nel divulgarlo. Immaginate un po' cosa
ci si può aspettare, perché è ovvio, ci sono dei segni abbastanza forti, ma noi non temiamo nulla, noi abbiamo semplicemente rivelato i messaggi a cui non solo crediamo con fermezza, ma, ripeto, sono tutti elementi che sono già presenti nei Vangeli, nell'Apocalisse. Quindi bisogna saper leggere bene i tempi. Infatti non a caso, per cui Gesù lo specifica, dice: i segni vi diranno bene quando avverranno, diciamo, tutte queste situazioni. Noi già viviamo da anni in una situazione dove avvengono sempre terremoti, le guerre, questa guerra che qualcuno probabilmente non sarebbe aspettato, dopo una pandemia, dopo tanti sacrifici, tanta sofferenza, gli uomini hanno ancora voglia di fare guerre, come no? Perché per il potere, il successo e di tutto lo fanno. La parte invece forse più dolorosa per noi cattolici, noi cristiani, è quella che ovviamente vediamo la Chiesa soffrire, i nostri sacerdoti soffrire, o meglio, vorremmo vivere i sacramenti in un certo modo, probabilmente come siamo stati sempre abituati a fare. Come la Chiesa in 2000 anni ci ha trasferito. E questo probabilmente è una grande sofferenza per molti di noi cristiani, soprattutto se poi si scaveranno dei tempi di persecuzione da parte di guerre religiose, quindi capiamo a cosa ci riferiamo, perché chi combatte Cristo da secoli è stato sempre l'Islam, e di conseguenza ci saranno di questi avvenimenti, ci saranno tanti segni. Quindi con molta serenità noi dobbiamo saper affrontare, qua ce lo dice anche che i cattolici praticamente affronteranno questo in un modo diverso, quindi già ci deve dare speranza. Con maggiore sopportazione, proprio le parole della Madonna, proprio anche lette prima, con maggiore sopportazione significa che noi ci stiamo preparando, lo dobbiamo trasferire ai nostri figli, cercando di, perché poi ovviamente la società con cui si frequenta tendono a distoglierti, perché probabilmente dicono: ma voi siete pazzi, qua, ma non credete, state così. Lo hanno detto a Gesù, lo hanno detto ai pastorelli, hanno detto a tanti santi che hanno vissuto nel nostro secolo, quando cominciavano a dire gli avvertimenti, hanno cercato di stroncarli. Addirittura Masaretta, loro sono stati, diciamo, bersagliati, stesso anche dall'autorità ecclesiastica, con tutto ciò che avevano approvato le apparizioni di Masaretta, alcune argomentazioni hanno cercato di non renderle mai pubbliche o chiuderle, e tra questi ci sono proprio queste rivelazioni sulla fine dei tempi, sull'era di pace e soprattutto sulla parte della Chiesa, che purtroppo dove si instaurerà questo regno dell'Anticristo, che quando avverrà sarà dura per tutti noi cristiani che seguiamo la vera legge di Dio. Quindi ora leggeremo un altro messaggio di chiusura, che ci dà anche molta consolazione dopo, diciamo, questo momento un po' più, diciamo, di concentrazione. Ci sono. È difficile parlare in questo momento dopo aver ascoltato i due messaggi segreti. Faccio un po' di pausa da celebrare, vabbè? Così. Meditiamo un altro po'. Un amico mi ha detto: parla con il cuore. E forse è la strada giusta. Mi parlo da papà. Quindi con le preoccupazioni di un papà. Sono diventato papà 8 anni fa. Anzi, 2 volte papà. Quindi 8 anni fa la prima volta e 4 anni fa la seconda volta. I miei figli
sono frutto di Nostra Signora di Giampiedì. Noi ci siamo sposati nel 2006 e non potevamo avere figli. Quindi conosco Pina da 30 anni, mi ha cresciuto, ero un ragazzino quando sono venuto qui la prima volta, e mi ha cambiato la vita. Mi fa piacere vedere stasera tante persone giovani, ragazzi, che noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo dare speranza. È vero che abbiamo ascoltato delle cose forti, però l'ultima parola aspetta Dio. Quindi noi dobbiamo avere questa speranza. E quindi da papà, con una bambina di 8 anni e un'altra di 4, guardo con speranza, perché il Signore ci ha detto e la Madonna ci ha preparato, ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Le potenze degli inferi non faranno mai cadere la Chiesa Cattolica. C'è il piccolo resto, se ne parla nelle scritture, del piccolo resto, tantissime volte. Quindi noi abbiamo un fondamento che è indistruttibile, nessuno può sgranare, che è la nostra fede, quella che ci è stata trasmessa in 2000 anni, da quando eravamo bambini. Quindi dobbiamo essere forti, coraggiosi e decisi, pieni di speranza, pieni di carità. Questo è quello che deve essere il motore del nostro cuore, consapevoli di quello che ci aspetta, ma non cadere nella disperazione, perché la disperazione non viene da Dio. Quindi essere forti, come diceva San Giovanni Bosco, camminare per terra coi piedi e avere il cuore nel cielo. Questa è la dimensione cristiana, colui che non si abbatte, che non si scoraggia. Hic domus mea, inde gloria mea. Questa è la mia casa, è la casa della Madonna, e da qui si espande la sua gloria. La gloria della Madonna raggiungerà tutte le nostre case, i nostri parenti, gli ammalati, gli ultimi, i poveri, i piccoli che abbiamo ascoltato durante questa giornata, e saranno sostenuti. Quindi non dobbiamo temere, non dobbiamo temere di nulla. Ci aspetteranno momenti forti, ma non dobbiamo temere di nulla. Chi è con Dio non deve temere di nulla. Ed è molto bella una preghiera che in questo mese di maggio stiamo recitando tutte le mattine, per chi può, che mi ha colpito molto, penso che l'abbia scritta il Beato Bartolo Longo, che ha fondato il santuario a Pompei. Un giorno anche qui ci sarà, la Madonna ha delineato il progetto. Vedete, il timbro di una vera apparizione mariana lo si vede nelle piccole cose, dove è apparsa la Madonna, ha chiesto una cappella. Vi faccio gli esempi: a Lourdes ha chiesto la cappella, Fatima ha chiesto la cappella, se andate a Foggia al santuario della Madonna Incoronata è apparso un contadino, ha chiesto una cappella. Poi dopo sono sorti i santuari e le opere di carità. Lo stile di Dio non cambia, quindi non dobbiamo temere. E questa preghiera che vi dicevo, che mi ha molto colpito, perché la possiamo, ce la possiamo fare nostra, è la preghiera del pellegrino, e dice così: parla della regina del Rosario, madre di Pompei, dice: detergi le nostre lacrime, rinsaldaci la fede di quanti in ansia pregano, avvinci il cuore a te. E siamo tutti quanti noi, di quanti in ansia pregano, avvinci il cuore a te. Quindi davanti all'immagine della Madonna, noi stasera riponiamo le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, anche i nostri desideri futuri, e affidiamo a lei, alla grande Signora.
alla grande Signore, che su tutti stenderà il suo manto, su tutti stenderà la sua benedizione, affinché torniamo a casa, come ci ha detto Pina, tranquilli, lasciando qui i nostri vizi.